Allora, ciao a tutti, buongiorno a tutti. Io ringrazio Maurizio, ringrazio tutti voi per questo invito. Io partirei un attimo da temi locali per parlare anche di qualche tema nazionale. Sui temi locali ha ragione Maurizio quando dice che più di qualcuno tende magari a fare delle alleanze di comodo, di convenienza, perché è chiaro che quando c'è una disponibilità di risorse consistente, ci sono due modi di fare politica quando c'è questa possibilità. Uno è quello di spendere volatilmente queste risorse andando a fare quello che serve realmente, diventando la povera gente da una parte, quindi sul sociale in maniera intelligente, sull'occupazione e quindi magari aiutando le start-up, andando a trovare il modo di creare occupazione, che non sia occupazione clientelare, oppure c'è anche il modo invece di utilizzare quelle risorse per far niente. Chi ha possibilità di avere risorse economiche a disposizione può fare politica, anche in questo modo succede. Succede, quindi uno cosa fa? Le usa male in quel caso, perché quando tu fai clientelismo e assistenzialismo, che cosa vuol dire? Vuol dire che tu dai le risorse non a chi le merita, ma le dai facendo in modo di garantirti un certo tipo di consenso. Che è un consenso, ovviamente non è la maggioranza del consenso, non è che riesca a accontentare mai la maggioranza dei cittadini, però ti garantisci una fascia di consenso che quella te la porti dietro, non perché sono persone che credono in te, nel tuo programma, in quella che è la tua politica, ma perché sono semplicemente in debito. Sono in debito e quindi ti danno il voto per questo motivo. Però credo che appunto, siccome in realtà la maggioranza dei cittadini del Trentino ambiscono ad avere una buona amministrazione e spero di avere le loro risorse, visto il quadro drammatico, non pensavo fosse così pesante la situazione che abbiamo, perché in effetti è paradossale che in una realtà come questa, dove comunque ci sono risorse più consistenti che rispetto, perché questo lo sappiamo bene in proporzione, che il quadro economico sia molto simile a quello del Veneto, vuol dire appunto che qualcuno quei soldi non li ha spesi come si dovrebbe. E quindi, siccome questo pesa sulla maggioranza dei cittadini trentini, la speranza è che possano andare a votare avendo anche il coraggio di cambiare, che ci vuole coraggio quando si deve cambiare, però talvolta quando si sceglie di cambiare si va per il meglio. Vero che è importante che vada a votare. Alle ultime elezioni c'è stato un crollo dell'affluenza generale, anche alle comunali, quindi come avete voi adesso le provinciali. Quindi sulle elezioni di carattere locale, io francamente non pensavo questo, perché le politiche potevi anche aspettartelo per tutto quello che era successo, per le mancate riforme del paese, ci potrebbero essere tanti motivi, gli scandali, ma che per il livello locale, per la comuna, ci fosse un tale crollo dell'affluenza, questo dava a pensare proprio a quello che descriveva prima Maurizio, ovvero sia un sistema che è talmente in crisi, dove il cittadino perde assolutamente la fiducia e rinuncia addirittura ad andare a votare per il livello locale, quello più vicino, quello che dovrebbe erogare servizi e dare risposte. E se succede questo è perché uno evidentemente non ha più fiducia neanche nel livello locale e non crede più neanche in quello. E allora rispetto alle alleanze, sono d'accordo sul fatto che non è che bisogna allearsi per forza, bisogna allearsi se si ha un programma condiviso e se il candidato presidente è la persona giusta. Perché noi la persona giusta ce l'abbiamo, ma non perché è qua, perché comunque è una persona che ha capacità, esperienza, competenza e i cittadini oggi scelgono le persone. Tu puoi avere la coalizione più forte del mondo, puoi avere i simboli più belli, ma se sbagli la persona perdi. Mentre invece se cambi della persona giusta, oggi i cittadini hanno anche il coraggio di saper scegliere. E quindi questo dicevo non è che sia obbligatorio allearsi con qualcuno, è giusto parlare con tutti. Con quelli con cui parli, gli chiedi quelle che sono le tue priorità, dice a noi interessa questo, che è quello che ha descritto prima Matteo, ma non è, ripeto, obbligatorio fare l'alleanza, perché si può comunque anche con coerenza e con trasparenza andare da soli, che non vuol dire necessariamente vincere, anzi è difficile in quel tipo di situazione, ma fare un'alleanza a tutti i costi è sbagliato pure questo, cioè non è che non si deve governare a tutti i costi, comandare a tutti i costi, allearsi a tutti i costi. Lo devi fare se ne vale la pena, se c'è il candidato giusto, il programma giusto e le persone giuste, altrimenti è meglio andare da soli che è più serio, più coerente rispetto alla gente che ti guarda. E questo non vuol dire che bisogna andare da soli, vuol dire che dovete valutare voi, come è giusto che sia, in piena autonomia, qual è la strada migliore
e quello che i cittadini del Trentino si aspettano da noi. Cioè che i cittadini del Trentino pensino la Lega ha fatto la scelta giusta. Questo è quello che noi dobbiamo sentirci dire in campagna elettorale, che la gente dica avete fatto bene a fare questa scelta, che sia l'una o che sia l'altra, però ripeto non ci deve essere né una scelta prioristica di dire si va da soli per principio, ma neanche una scelta di dire che bisogna per forza stare alleati con qualcun altro. Perché oggi appunto è importante la coerenza e la linearità, perché all'interno di una politica che ha dato tante delusioni, la serietà e la coerenza alla lunga paga. Di delusioni e di problemi ce ne sono tanti, perché i problemi ci sono a livello territoriale, ce ne sono anche qua, perché i giornali di Trentino li leggo anche io, visto che siamo vicini di casa, e quindi tematiche legate alla sicurezza, all'immigrazione, al degrado, leggo i vostri quotidiani e vedo che i problemi ci sono anche qua, ed è paradossale che ci siano anche qua, perché appunto avendo anche più risorse a disposizione forse si potrebbe investire meglio le risorse anche da questo punto di vista, perché è chiaro che noi siamo un problema che è debole, siamo un paese che è debole come sistema dal punto di vista della gestione dell'immigrazione e della sicurezza, perché mentre ci sono dei paesi che possono essere criticabili o meno, è una loro linea, la linea di Malta, sapete che è quella di non accogliere i clandestini, la linea dell'Italia è andare a prendere i clandestini di Malta, cioè quando vanno nelle acque maltesi noi generosamente andiamo a prenderci anche i loro. Io ripeto, io non so chi dei due abbia ragione, certo che la linea di farci dimostrare verso l'Africa che chiunque adesso stanno arrivando in questi giorni i profughi dalla Siria. La Siria è a 4-5 mila chilometri. Arrivano qua perché? Perché sanno che qua ci si arriva, perché altrimenti avrebbero tantissimi altri paesi più vicini, ma vengono qua perché sanno che in Italia meno male, uno che ci arriva ci resta. Ed è questa la mala gestione dell'immigrazione, che in un contesto come quello che scriveva prima Maurizio, di crisi economica, di posti di lavoro, diventa un problema devastante, perché è chiaro che chi arriva qua comunque in qualche modo deve venire, e non avendo la possibilità di trovare casa e lavoro, perché se non c'è lavoro non c'è neanche per lui, è chiaro che vive in qualche altra maniera. E noi siamo un paese che sbaglia prima nelle politiche appunto di controllo delle frontiere, perché lascia arrivare, a parte i tre anni di ministero di Roberto Maroni, che sono stati gli unici tre anni dove l'Italia ha controllato le frontiere con i respingimenti, è stato l'unico momento di serietà in questo senso del nostro paese, poi per il resto prima e anche dopo l'unica limite rispetto all'immigrazione clandestina è il maltempo, se c'è male mosso non vengono, altrimenti arrivano, questo è il controllo delle frontiere in Italia. E questo poi porta delle ripercussioni a livello locale, perché appunto poi dipende molto anche da chi amministra a livello locale, perché se tu vedi questa situazione pensando che è una situazione ineluttabile, che tanto comunque arrivano, che tanto comunque si comportano in un certo modo, e allora rinunci come amministratore a fare qualcosa, poi evidentemente ci sono delle situazioni diverse da città a città, perché se in realtà il sindaco, l'amministrazione comunque cerca di mantenere l'ordine e la sicurezza, fa capire che ci sono delle regole da rispettare, dei diritti, dei doveri che ci sono per tutti e soprattutto in primis per chi viene da fuori, perché chi è ospite deve per primo rispettare le regole di chi è padrone di casa, quando invece tu dai l'impressione che il padrone di casa è chi è ospite, allora è chiaro che saltano gli schemi. E in qualche realtà del Trentino mi pare di capire che questo sia un problema abbastanza diffuso per una percezione sbagliata da parte di chi governa delle realtà locali, che pensano che siccome uno viene da fuori e allora è sfortunato, e siccome è sfortunato ha diritto di fare quello che vuole. Uno se è sfortunato, per carità, che gli possa andare incontro anche, che però questo porti a dire che deve avere il diritto di fare quello che vuole, questo è un altro paio di mani. E poi ci sono anche delle difficoltà oggettive rispetto a, sempre su questo tema, rispetto all'Unione Europea. Voi sapete che l'Unione Europea, al di là che appunto poi all'interno dell'Unione Europea ci sono quelli che si difendono molto meglio dell'Italia, ma a parole l'Unione Europea ha sempre bacchettato l'Italia dicendo che non possiamo avere delle politiche intransigenti rispetto alle migrazioni. Poi appunto abbiamo Malta che non li accoglie, abbiamo la Francia che chiude le frontiere a Ventimiglia, quando c'era stata la precedente ondata, adesso arriva un'altra, quando c'era stata la precedente ondata la Francia dice noi siamo civili democratici però comunque chiudiamo le frontiere che ve li tenete tutti voi. E quindi la politica europea dell'immigrazione
si regola, nel senso che l'Italia si gestisce da sola il fenomeno e si arrangia. Questo è l'Unione Europea sotto questo profilo, perché non ci danno né risorse, perché non ce ne danno, e non fanno quello che sarebbe in una Unione Europea vera, spartirsene. Siccome siamo tutti uniti, dobbiamo essere un'Unione Europea che condivide, condividiamoci anche i clandestini, poi ciascuno, che così almeno non li teniamo tutti noi. Ma ripeto, anche l'Unione Europea va bene fare demagogia e scaricare i problemi sul nostro paese. Problemi che abbiamo nei confronti della stessa Unione Europea, perché io vi porto l'esempio di qualche giorno fa nel mio comune, dove appunto si cerca in qualche modo di contrastare il degrado. E questa è una cittadina comunitaria che fa, diciamo, il famoso catenaggio onesto, insomma, è piuttosto pedante e pesante quando è una accattone di professione, non è una persona povera, semplicemente lo fa per scelta in modo professionale. È stata sanzionata 61 volte, il che vuol dire che tutte le volte la municipale, ovviamente non si sa l'identità, devi prendere, accompagnare, identificare per un po' di ore, la sanzioni per 61 volte in 8 mesi, quindi insomma è una persona che ha di numeri. Chiedi al prefetto di allontanarla, il prefetto emette su richiesta del sindaco un decreto di allontanamento dal territorio nazionale. Questa va in Romania, va all'ambasciata rumena, fa il timbro che è andata là e rientra in Italia e ha ricominciato a fare quello che faceva prima. E questo perché? Intanto, per fortuna, che non sapeva che poteva anche non uscire, cioè poteva anche fregarsi, perché tanto c'era non usciva, non faceva niente, nessuno. Ma comunque la normativa europea prevede che uno debba comunque rientrare e poi può tornare quando? E quello dipende dal singolo paese. Perché quando io ho guardato la normativa di riferimento italiana e ho visto che non è previsto un periodo di allontanamento e soprattutto delle sanzioni, perché se uno, il prefetto dice devi uscire dall'Italia perché ti comporti male, che fai accattonaggio molesto, che rubi o qualcosa, comunque ti comporti scorrettamente, normalmente devi prevedere che uno stia fuori, non che vada a timbrare, altrimenti è ridicolo, devi prevedere che uno stia fuori un anno, due anni, in base insomma a quello che è gli sbagliati comportamenti che ha messo in atto nel nostro paese, e deve essere prevista una sanzione nel momento in cui uno viola questo divieto. Perché se uno gli dice guarda devi tornare non faranno prima di due anni, però se torni non si fa niente, uno la va, torna, perché non se ne frega. E allora nel diritto italiano non c'è nessun riferimento, cioè non ci sono le sanzioni. Per questo dicevo, questa è stata anche ingenua uscire, potuto anche non uscire, che tanto nessuno le faceva nulla.